Siamo qui con Gian Maria. Ciao Gian Maria, benvenuto ai microfoni di SMS News Quotidiano. Ciao, grazie. Allora, incominciamo parlando della tua vittoria a Sanremo Giovani e volevo chiederti un po' questa esperienza, intanto cosa ti aveva insegnato, cosa ti aveva lasciato. Allora, Sanremo Giovani è stato bello, devo dire, è stato bellissimo, mi ha insegnato, insomma, mi ha dato sicurezza. Ho mostrato un lato che non avevo mai mostrato, ho portato un pezzo con uno stile che non avevo mai fatto e insomma, comunque è andata bene. Non sono, cioè, mi insegna che comunque il comfort non è bello. È bello cambiare, è bello spostarsi, stare scomodi. E arriviamo a Sanremo 2023, in Sì. cui sarai in gara con Mostro. Quali sono le tue sensazioni in vista di questo debutto e quali sono anche le tue aspettative, se ne hai? Guarda, le mie sensazioni sono che se canto bene e performo bene, che comunque fa tanto quello, se non tutto andrà bene, perché i pezzi che porto sono belli, e con pezzi intendo sia il mio brano che la cover. Sono convintissimo dei brani così, dei brani in sé, e sono felicissimo perché mostro. Mi rappresenta al 100%, almeno l'anno che verrà, son convinto mi rappresenterà tantissimo, ma anche in generale, magari tra un po' di tempo, sono convinto rimanga solida questa cosa, che sia un brano rappresentativo. Ma infatti è un brano che parla di solitudine, è un brano autobiografico, ma in cui si possono ritrovare tanti ragazzi Certo. comunque della nuova generazione. Sì. Sì, è un brano che parla di solitudine e si possono ritrovare tanti ragazzi, ma anche tante persone adulte, secondo me in generale, perché insomma parlo di ciò che ho lasciato indietro, ciò che ho intrapreso e la carriera che ho intrapreso, ovviamente non specificando il fatto che sia un cantante nella canzone, però si può rapportare a qualsiasi tipo di lavoro, qualsiasi tipo di esperienza. Ecco, parlando della cover che appunto citavi Sì. prima, volevo chiederti un po' come mai hai scelto proprio questa canzone, Quello che non ho degli After Hours, che canterai con Emanuele Agnelli. Allora, ho scelto questo pezzo perché è uno dei miei brani preferiti degli After Hours, gli After Hours sono tra i miei ascolti principali in assoluto nell'ultimo periodo e devo dire che avevo un po' di idee su brani sempre loro, e poi quando ne ho parlato con Manuel effettivamente ci sembrava che quello che non c'è potesse essere quello più giusto, quello più potente. Cosa vorresti arrivasse di te e della tua musica al pubblico che ti ascolterà al Festival di Sanremo? Ma io vorrei che di me arrivasse il fatto che sono una persona sincera, pulita, trasparente, non pulita nel senso che mi lavo, però nel senso sono una persona trasparente, sono come sul palco, fuori dal palco e appunto ho delle cose da dire, credo, e quindi spero che arrivi questo. E arriviamo al tuo disco d'esordio di debutto, Certo. Mostro. È un disco dove ci sono tante sonorità diverse, Sì. dove parli di relazioni, di sentimenti. Volevo chiederti un po' se ci racconti come hai lavorato a questo tuo primo progetto. Ho lavorato, sono stato chiuso in studio parecchio quest'anno per fare questo disco, ho dato tutto me stesso, diciamo, e ho lavorato ascoltando tantissima musica dal punto di vista sound, dal punto di vista sonoro del disco abbiamo messo dentro più influenze possibili, immaginabili, e invece a livello di testi ho parlato di me stesso principalmente perché alla fine nell'ultimo anno è stata la musica e me stesso erano le uniche due cose che avevo, diciamo, per il fatto che mi sono trasferito a Milano, ho cambiato abitudini, mi sono dedicato appunto completamente alla musica, allora ho parlato di me stesso, ho scavato più a fondo che ho potuto.
E quindi parlo di solitudine un po' nel disco. Il tema un po' generale del disco è la solitudine, come nel brano di Sanremo, poi sotto diverse sfaccettature e colori. Senti, leggendo un po' i testi dei vari brani, no? C'è Paura di me, dove tu dici, e chissà quanta paura avrò tra un paio d'anni, intanto lascio tutto indietro per guardare avanti. Mi aveva colpito molto questa frase, quindi volevo chiederti se me Ah, ne sì. potevi parlare un po' di più. In questo brano parlo della paura che ho di me stesso, ma del fatto che io abbia così tanto controllo sulla mia vita e così tante responsabilità, che è un po', è un brano, se vuoi, più adolescenziale questo. E la cosa che dico appunto alla fine della seconda strofa è chissà quanto, cioè, chissà se adesso ho paura di me stesso. Tra qualche anno avrò ancora più paura di tutto, probabilmente perché più cresci poi, più aumentano le responsabilità, le consapevolezze e vabbè, cioè un po' sti cazzi, andiamo avanti e basta. Senti, mi racconti qualcosa in più invece su Testamento, questa lettera molto bella, molto intensa che hai scritto ai tuoi affetti più cari, e su Popolare? Sì. Allora. E parto da Popolare, che è più complicato da spiegare per me. Allora, Popolare è un brano che è il brano che si parla sempre di me, ma si rapporta a qualcosa di più grande, qualcosa di più fuori da me di tutto il disco, perché si rapporta veramente a tutti gli esseri umani, se vuoi, a tutto l'universo, come dico nel pezzo, perché penso che per il lavoro che faccio, per quello a cui ambisco anche a livello personale, mi illudo in questo brano del fatto che io possa trovare conforto e affetto nel riuscire a parlare a più persone possibili e riesca a trovare affetto, ad avere conforto da parte loro mentre mi ascoltano. Cosa che non penso sia così, realmente, però in questo brano mi piaceva il fatto che mi illudessi di questa cosa. E resta comunque realmente un mio obiettivo parlare a più persone possibile, è una sfida per me. Il fattore Vasco, se vuoi, riuscire a farlo crescere, se c'è. E invece Testamento, che è il brano che chiude il disco, è un brano. Questo brano l'ho iniziato a scrivere perché ho ascoltato videotape dei Radiohead, l'ascolto ogni giorno, però a parte questo mi piaceva tantissimo il fatto che lui scrivesse una lettera a delle persone importanti per lui e gli lasciasse delle cose dentro una videocassetta. Io ho pensato subito in parallelo a questo ad un testamento, che in questo caso non è di morte, ma semplicemente di andare anche via in un altro posto, in un'altra città. E ho preso i miei affetti più grandi, cioè ci sono le mie ex ragazze, c'è la mia ex ragazza dentro il disco, c'è mia nipote, c'è mio padre, c'è la mia migliore amica, e lascio a loro non delle cose materiali, ma delle cose immateriali, che forse è più profondo. Mi è sembrato più profondo anche. Era proprio una lettera che scrivevo a loro. E ecco, nel mentre poi viene tutto, nel mentre in cui lascio queste cose a loro, c'è questa parte in mezzo, che sono i ritornelli e i ponti in cui dico che devo andare via. Devo andare via, devo uscire, devo scappare. E poi nel mentre in cui io sono andato via, queste persone le sento e mi chiedono come sto, e io per non farle stare male, perché so che ci rimarrebbero male se io dicessi loro che sto male, dico sto bene, sono leggero, mi sento leggero, ma in realtà ho molto più freddo. Non sto male, ma semplicemente sento molto la loro mancanza, e quindi io, fatto sotto forma di immagini, sento molto più freddo. È molto bello, molto poetica come testo Grazie, anche. grazie Senti, per concludere, torniamo un attimo, facciamo un passo indietro, torniamo a Sanremo e ti chiedo se c'è una canzone tra quelle che sono passate negli anni al festival che per te è stata più rappresentativa, a cui sei più legato, se ce n'è una in particolare. Guarda, sono legato di canzoni del festival che hanno portato al festival, sono legato
In realtà ad entrambi i brani di Vasco Rossi che ha portato, però penso più Vita Spericolata. Per me è qualcosa di infinito quel brano. Lo ascoltiamo oggi dopo 30 anni, non so, no, era l'80, quindi 40 anni, e erano gli anni 80 e penso che lo ascolterò pure tra 40 anni e lo ascolteranno pure tra 100 anni. Un brano infinito, veramente. Grazie mille Gianmaria, Grazie buon Festival di Sanremo. a te. Grazie, ci vediamo lì.